Sono Daniele Usai del ristorante Il Tino di Ostia. Oggi ho fatto la spesa per Claudia, ho scelto ingredienti del nostro territorio, ma anche qualcosa di esotico. Proviamo a metterla in difficoltà, vediamo come se la cava. Allora, questa è la mia coloratissima spesa. Sì. Mi piace molto l'odore che viene da quell'aceto. Lo zucchero, sicuramente. I pomodori, perché guardali, dobbiamo approfittare che sono ancora di stagione. Scalogni, farina. Non mi lasciare il guanciale, eh. Il guanciale sarà il nostro protagonista. Ok. Peperoncino e quel basilico mi sta chiamando. Perfetto. D'accordo. Allora, chef, facciamo una bella crostata di pomodori, va bene? Benissimo. C'è qualcosa che mi viene in mente del nostro amore comune per l'America. Ok, quindi fai una pie? Sì. Ottimo. Allora, per iniziare mi dovresti aiutare col tagliare il guanciale. Io mi metto a fare la base del pie, invece del burro usiamo l'olio laziale. Quindi è una ricetta classica ma rivisitata con ingredienti locali, no? Con i nostri ingredienti. Perfetto, questo spessore va bene? Va benissimo. Mettiamo la farina, mettiamo un pizzico di sale e iniziamo con un goccino d'acqua, però l'acqua la andiamo mettendo piano piano. Scusa, ma io al guanciale non resisto, eh. Iniziamo a impastare, però ho bisogno di una mano per impostare. Eccolo. Il tutto. Ti monto la planetaria. Sì. Ok. Dobbiamo tagliare lo scalogno, due a fettine. Posso esserti utile io? Ok. Grazie. Allora, qui ci siamo. Ok. Che dici? Mi sembra pronto, mi sembra bello omogeneo. Perfetto. Faccio un attimo una palla. Guarda quest'olio che colore gli ha dato. È fantastico, guarda. Incredibile. Freezer. Allora, accendiamo. Centrale, massima potenza anche qui. Anche per questo piatto abbiamo bisogno di energia che pompa. Esatto. Quindi senza olio. Questo guanciale qua in realtà non te l'ho comprato al mercato, sono i maiali di un mio carissimo amico, quindi stai usando una riserva di guanciale. Questo è il sogno di mio personale. Marito. Vedi, è bello, bello dorato, bello croccantino. A sto punto te lo tolgo se tu sei d'accordo. Grazie. Non è necessario tirarli via proprio tutti. No. Anzi, qualcuno lascia un po' di morbidezza, spostiamolo così. Perfetto. Non evitiamo. Grazie. Vai. Ma direi che basta, che poi andranno in forno. Tu vuoi un risultato bello asciutto, vero? Sì. Allora rialzo subito il fuoco. E andiamo una volta dei pomodori, sì. No? Prego. Sì. Mettiamo. Non spadelli? No. Questi li vuoi far crostare bene, quindi io li lascerei anche fermi, sì. Volendo. Tanto se vuoi assaggio il guanciale. Opla. Preso al volo. Il bello croccante. Oh. Questi sono sapori di casa, eh. Ma queste sono le chips che dovremmo mangiare. Anche se tu hai origini venezuelane, questo ti ricorda un pochino quando sei arrivato a Roma, no? Mamma mia. A questo punto possiamo mettere lo zucchero. I pomodori sono arrivati al punto giusto. Attenzione che quella è Nagamoric. 800? Sì, 800 della scala Scoville. Basta allora. Andiamo con l'aceto. Grazie. Scusami, ogni tanto mi sembra di darti troppo. Sono tornato com'è. Togliamo dal fuoco. Inizia l'operazione un po' più complicata. Accendi il forno così, sì. Inizio a impastare. Inizio io e se mi vedi in difficoltà intervieni. Benissimo. Grazie. Pesantissimo. Vai. Questi sono quelli professionali. Perché è troppo pesante. È molto pesante questo. Io generalmente me lo fermo col fianco e poi piano piano me lo lavoro. Ok. Ti va bene lo spessore? Adesso ci possiamo tagliare intorno col coltello a un centimetro. Anche uno e mezzo. Sì. Perfetto. Voilà, ora abbiamo bisogno di un piano. Allora mettiamo i pomodori. Ok.
mettiamo la nota scrocchiarella che sarà un po' sopra e un po' in mezzo. Italianissimo, basilico, tanto siccome è sotto lo tagliamo così con le mani. Lo devo fare entrare in modo che avvolga i pomodori, vedi, lo incastro. Bellissimo, pronti? Mettiamo in forno? Via! Chef, sono passati 20 minuti. Prego, maestra. Grazie. L'aspetto sembra invitante. Anche l'odore è buono. Ok, l'abbiamo fatta sfornare, l'abbiamo fatta freddare qualche minuto, adesso non ci rimane altro che impiattarla. Se mi posso permettere, aggiungerei un piccolo tocco finale. Lo stesso zucchero di canna che tu hai usato prima per glassare un pochettino i pomodori. Facciamo un po' di crosticina. Un cannello da pasticceria. Finirei col del basilico fresco, che dà anche un tocco di verde e ci dà anche questa sensazione erbacea. Bellissimo. Grazie, chef. Assaggiamo? Sì. Allora, la trasferisco sul tagliere. Questa che faccio? La taglio a fette proprio? Sì. Scusa, faccio con le mani, eh? Buonissima, italianissima, golosa ed energetica. Grazie, chef. Grazie.